l'onore di essere assessore per 3 anni con la giunta. Non ho nessuna intenzione di dimettermi dalla tua Fano. Continuerò ad essere la voce in consiglio di tutti i cittadini fanesi contrari alla politica attuale di governo della città e dei 2500 e più voti della lista civica che ha ricevuto, oltre che alle mie 450 preferenze personali, anche se ho scelto come forza politica di riferimento nazionale la Lega per contrastare le politiche fallimentari del PD a livello provinciale e regionale, oltre che nazionale. Questo il succo del discorso di Luca Sefilippi questa mattina in conferenza stampa, che dopo il comunicato di sabato, dove annunciava una novità importante, perché recitava testualmente il comunicato «mi voglio spendere in un progetto molto più ampio», scatenando così la ridda di ipotesi e commenti e sottocommenti ed accendendo ed animando l'agone politico-cittadino. Tutti o quasi hanno pensato alla sua candidatura a sindaco per le prossime amministrative. Niente affatto, anzi, fondamentalmente Sefilippi si smarca dalla competizione per la poltrona a sindaco, stando a quanto da lui affermato. Il cambiamento sta nel sostenere, facendone pubblica ammissione, una forza politica nazionale per contrastare ancor più efficacemente la deriva politica impressa dal PD su sanità, sicurezza, sviluppo economico e immigrazione. E allora ho deciso di aderire in forma naturalmente personale, ci mancherebbe, e quindi fare una tessera come semplice socio sostenitore, quindi niente di eccezionale, della Lega. La Lega che per me rappresenta i territori più di ogni qualsiasi altro partito in questo momento a livello nazionale, e anche diciamo le esigenze della gente, quindi dalla sicurezza, all'immigrazione. L'ho voluto far presente perché secondo me è importante che per cambiare questo paese è importante che ognuno di noi si schieri, se naturalmente qualcuno lo rappresenta, e io ho sentito di manifestare pubblicamente che personalmente sosterrò la Lega alle prossime elezioni. Dalla lista civica alla tua Fano, anche se ufficialmente ancora tutto tace, soffiano però venti di guerra. La doppia veste di Sefilippi, di paladino in consiglio comunale della causa e sostenitore della Lega nei gazebo lungo il corso, al direttivo non è cosa gradita. Ed infatti viene confermata la richiesta di dimissioni allo stesso Sefilippi per trovare una personalità più rappresentativa della lista civica, non appena il direttivo si sarà riunito, cioè nelle prossime 24 ore, ed avrà preso una decisione condivisa. L'onore di essere assessore per 3 anni con la giunta.
Mi stai vedendo? No, ce li ho coperti da lui. Vado. Vai. Allora, Ser Filippi, quali sono le motivazioni di questa conferenza stampa? Sì, no, ci tenevo un attimino a chiarire quello che sta succedendo a livello politico, nel senso che sono stato, da quando ho 21 anni, sono stato sempre e solo iscritto alla lista civica alla Tofano come consigliere comunale. Le ultime elezioni sono stato, diciamo, rieletto con 450 preferenze, quindi mi sento di rappresentare non solo questi, ma anche i 2055 elettori della Tofano, ma soprattutto tutti i cittadini, perché un consigliere comunale rappresenta sempre i cittadini. E ho voluto, quindi continuerò a fare rappresentante della Tofano all'interno del Consiglio Comunale, ma siccome molti problemi che i cittadini ogni giorno mi manifestano, diciamo, non riguardano solamente la nostra città, ma riguardano anche la nostra provincia, la nostra regione e il nostro paese, che da 20 anni è ostaggio del PD. E allora ho deciso di aderire in forma naturalmente personale, ci mancherebbe, e quindi fare una tessera come semplice socio sostenitore, quindi niente di eccezionale, della Lega. La Lega che per me rappresenta i territori più di ogni qualsiasi altro partito in questo momento a livello nazionale, e anche, diciamo, le esigenze della gente, quindi dalla sicurezza, l'immigrazione, la sanità. Non ultimo, io ci tengo anche un attimino a far capire ai cittadini quello che sto facendo in Consiglio Comunale, che stiamo facendo. Porca troia, cazzo, questo. Aspetta un attimo. Non ultimo, io ci tengo a rimarcare questa cosa della sanità, che comunque ci riguarda direttamente come fanesi. E io ho chiesto ieri in Consiglio Comunale, appunto, di portare il protocollo d'intesa che il sindaco andrà a firmare in regione, concordato con Ceriscioli e nessun altro, in Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale è sovrano. Quindi, da una parte, siccome la lista civica la Tofano è una cosa a livello locale, io continuerò il mio impegno a rappresentare i cittadini e sono aperto naturalmente a qualsiasi istanza. Ringrazio chi c'è stato, chi purtroppo non c'è più, e credo che comunque sia la Tofano ha rappresentato tanto per questa città, e dal sindaco Aguzzi a anche la segretaria Cecchini, quindi continuerò tranquillamente e in modo molto sereno il mio impegno. L'ho voluto far presente perché secondo me è importante che per cambiare questo paese è importante che ognuno di noi si schieri, se naturalmente qualcuno lo rappresenta, e io ho sentito di manifestare pubblicamente che personalmente sosterrò la Lega alle prossime elezioni. Quindi anche a livello locale, un centrodestra che può ambire a riprendere il controllo della città ha bisogno di una Lega forte? Ma assolutamente sì, onestamente adesso le elezioni ancora, diciamo, sono lontane. In questo anno come consigliere comunale ho lavorato insieme agli altri per creare un'alternativa. Mi auguro che tutte le varie segreterie politiche si incontrino presto per comunque sia condividere un programma di rilancio di questa città, perché questa città veramente fa acqua da tutte le parti, siamo amministrati, lo vediamo tutti i giorni, diciamo, delle difficoltà che viviamo, le scelte politiche che stanno facendo in accordo con il PD a livello regionale. Quindi assolutamente continuerò tranquillamente a lavorare per creare un'alternativa e saremo ancora più forti, questo sì.